dopo aver marciato tutto il giorno e tutta la notte, vi siete lasciati il campo dei banditi alle spalle e siete finalmente arrivati alla palazzina dell'Enea che i mercanti vi avevano indicato. È notte, ma oltre le luci della palazzina dell'Enea, vedete un fuoco nel parcheggio antistante e davanti al fuoco ci sono due super mutanti intenti a mangiare la loro cena. La loro cena ricorda molto i resti di un abitante della zona contaminata. Quella è un'informazione che Che era è informazione marginale, insomma. marginale. I super mutanti, per chiarire le cose, sono dei bruti verdi altri 3 metri, Che non si che lavano. hanno l'intelligenza di un macigno e anche la simpatia e le abilità sociali di un macigno e più o meno lo stesso impatto di un macigno se vi mettono le mani Che addosso. carini, già li amo. Una cifra. Rimanete tutti meravigliati dello splendore del palazzo che risale all'epoca del vecchio mondo. Sta a voi, il fuoco è visibile da centinaia di metri, quindi do per scontato che voi abbiate già organizzato una strategia. Posizionatevi come meglio preferite. Io ho i mutanti come nemico prescelto principale. Che bizzarra coincidenza. Non è vero. Quindi, Sì, visto dico, che... vabbè, ma i signori stanno mangiando, è proprio il caso di disturbarli. Dai che non ti vuoi tirare indietro a una bella lotta, Spariamo un po' con le pistole, sì, mi piace. Ma siamo proprio obbligati a passare attraverso di loro, non posso semplicemente ignorarli e passare oltre ed evitare lo scontro con quei bestioni? Grazie per la domanda, ma dato che loro sono accampati davanti e il palazzo alle loro spalle, potreste anche No. cercare di superarli con la furtività, tu magari potresti anche riuscirci, Certo, e gli forse altri poi anche potrebbero Nando. morirci nel tentativo. Ho detto questa cosa gialla è un furgone? Sì, questi sono due furgoni o pullman, le macchine rosse sono carcasse di automobili. La macchina che vedete con i dettagli in blu non sembra malmessa come le carcasse rosse, ma per ora siete troppo distanti per avere ulteriori dettagli. La parte grigia è cemento, la parte marrone è fondamentalmente terra battuta, comunque entrambi i casi terreno sgombro. Dove vedete quei sassi, sabbia, foglie e terreno accidentato, quella struttura che vedete vicino dove entrate sulla mappa con un terminale e un grosso apparato metallico che risale al vecchio mondo, è una struttura posta vicino a dove c'era la sbarra d'ingresso. Sapete che molti luoghi simili nel vecchio mondo avevano cose simili, ma non avete idea di cosa servano. Comunque è una struttura in grado di darvi copertura e nascondervi dietro. Le macchine sono getti enormi, i camion sono getti colossali. Ok, quindi a Foglie, parte i due sassi. alberelli, là ci vedono in piena vista, giusto? Sì, no, non ci Sì. sono alberi qua attorno. Quelle che vedi sono mucchi di foglie raccolte lì dal vento. Ah, ok. Io vorrei saperne. Noi vediamo solamente quelli due accanto al fuoco. Io però non mi fido. Io mi sposterei almeno dietro al camion Ma e andrei a. mettila così, io ho Sì? piazzato qua i vostri token fuori dalla mappa, poi Fuori mappa. mettetevi voi dove ritenete più corretto essere. Parto dal presupposto che avete visto il fuoco avvicinandovi, quindi ora fate la vostra strategia, poi entrate dal bordo della mappa dalla casella che preferite. Noi abbiamo visto solamente quei due supermutanti, però normalmente non è che vanno in giro in coppia, sono gruppi, cioè. Oh, vorrei almeno sapere. Conoscenza della zona contaminata. Ok, allora, egregio signor Master, aspetta che prendo la mia aulica scheda e vediamo. No, io ho vecchio mondo e locali. È Ah, zona perfetto, quindi contaminata. la mia. Zona Notizia che ti occorre? contaminata per i mutanti. Allora ti faccio un tiro io. Faccio verificare quanto bonus ho, rollo il D20. Così a Vai. occhio non farò un granché, così a occhio. 5, 6, più 5, 11. Non ne sai così Beh, bene, sai che esistono grossi accampamenti di supermutanti, ma sai che ci sono stati anche incontri con i supermutanti da soli o in piccoli gruppi, quindi è difficile conoscere la società dei supermutanti perché
chiunque prova ad avvicinarsi ai supermutanti diventa il pasto dei supermutanti. Giustamente. Come informazione molto banale, puoi sapere che anche se non vale per ogni singolo supermutante, la maggior parte dei supermutanti sono stupidi, violenti e aggressivi. Sì, io condivido l'informazione col gruppo. Suggerisco massima prudenza. Secondo me, se ho capito bene, noi siamo tre che vanno forte sulla media lunga distanza e uno che si difende anche in mischia, giusto? Io per tecnicamente sì, però forse donne dà il meglio di sé quando in pratica mi sento malissimo, attacca i fianchi. Io sì, decisamente vado bene sulla corsa gittata e vado bene se posso combattere insieme a qualcun altro, da solo proprio no. Ci sono due ottime posizioni per cominciare a bersagliarli da lontano e far uscire di sorpresa un secondo che intrattiene uno dei due nemici mentre l'altro continua a bersagliarlo. Sì, però ripeto, io non vorrei aprire il fuoco senza sapere quanti sono. Volevo provare a fare un rituale totale sulla piazza, no? Perché davanti a loro c'è l'edificio. Più che altro il problema è che capito, il rumore potrebbe semplicemente attirare persone da dentro. Infatti quello che vorrei fare è provare ad andare almeno oltre l'autobus giallo, che so comunque abbastanza coperto, e anche volendo infilarmici dentro e vedere dopo oltre che cosa c'è, se ci riesco. No, mi sembra dovrei poterlo idea. Fare in relativa sicurezza. E se ti beccano cosa facciamo? Corro verso voi. Non mi sembra ammazzare. Una buona idea, dato che abbiamo un cecchino. E il cecchino può sparare e anche. Mi stai dicendo che il cecchino non è capace di prendere un bestione grande e grosso che si muove? Non ho detto questo, ma ho detto che se lo ritrova davanti, non è proprio. Mica corro in faccia al cecchino, no? Correrò in faccia a Gianni, che mi sembra quello più adatto per gestire. Allora dobbiamo posizionarsi anche noi, non è che rimaniamo qui. Ovvio, sì, certo. No. A quel punto esclamo, va bene ragazzi, bando alle ciance, soldato Ryan, vai ad esplorare là davanti e porta dietro con te qua nonno Baffo Moretti del Messico. Ehi, hey, come ti permetti? Il tizio qua che sembra ben armato direi che potrebbe nascondersi qua dietro, e in caso di problemi io salterò fuori e cercherò di trattenerli il più a lungo possibile. Va bene, ma non mi voglio trovare in una situazione complicata. Perciò vediamo. Non è complicata, sono grandi, grossi e puzzano, tu gli spari e loro muoiono, è più semplice di quello che pensi. Al massimo gli spari tante volte. Ogni volta che si è parlato così con semplicità non è mai andato a finire bene, perciò mi terrò ben strette le mie pallottole. Mi piace che tu sia andato sempre in giro con persone che non sapevano il fatto loro. Siete fondamentalmente voi che date inizio allo scontro, quindi potete decidervi il vostro tiro di iniziativa. Agite nell'ordine che ritenete migliore. E entrate allora, in gioco direttamente dalla casella che ritenete migliore. Io intanto mi muoverei in avanti scoperto. Se c'è un problema, faccio un fischio. Vi sembra buona, sì. Ragazzi? È la cosa migliore, anche perché Genda vuole che siano abbastanza stupidi e non così bravi con le armi da fuoco. La mira non è le cose siamo migliori. Siamo tutti d'accordo con questo movimento, tipo proseguiamo, no? Adesso certo. Sì. Idea. Allora, Roberto, hai detto che questa struttura sì. È adatta a offrire copertura, è adatta anche a sdraiarmici sopra per cecchinare? Dovrai fare un tiro di scalare, ma sì. Ok, quindi faccio 22, 26 a scalare. Basta e avanza. Quindi mi piazzo qua sopra. Tu sei qua e questo è quello che vedi da sopra. Ok. Continuano a sembrare solo due, molto bene. Io mi metto giù, preparo il fucile, quello con i proiettili normali, e aspetto che ci siano evoluzioni prima di aprire il fuoco. Mi preparo ad aprire il fuoco su uno dei due supermutanti. Ok, prossimo. Io mi muoverei dietro l'autobus. Io ovviamente lo seguo a ruota da me. Ok, io inizio da qua. Beh, in realtà è l'altro. Sarebbe la casella a fianco, in realtà quella più avanti, quella sì, grazie, esatto, e sono sempre due, buono, ok. Io sono furtivo, devo dire, tiro di furtività immagino, vero? Per adesso no, perché fondamentalmente hai fatto due caselle e basta, considerando che entravi dal bordo. Ok, quindi Master, se io volessi andare qui ci posso andare senza fare furtività? Sì, ci puoi andare senza fare furtività. Io prima che si muova, io mi vado ad acquattare qui. Prima che Gianni si muova gli dico, servirebbe fiancheggiarmi. Forse sarebbe meglio che ti muovi verso la macchina rossa, così li possiamo prendere da due direzioni. Non è che mi sembra un ottimo piano, sarei molto distante da tutti voi in questo caso. Sì,
vabbè, i rischi fanno parte del mestiere. Poi rischiano la volta sola. Bene, mi hai convinto. Fino a qua ci posso andare sempre, master. Volendo puoi entrare da qua e andare direttamente qua. Allora, dato che ci va lui lì, mi muovo io verso la macchina rossa. Ah, la macchina rossa lassù, dicevi? Sì, da quella sopra. Sì. Ah, ok, no, no, sì, puoi andare. No, ma potrebbe andare bene anche così, in realtà. Potrebbe andare bene anche qua, cioè... No, ma in realtà potrebbe, perché secondo me lui difende molto meglio il ladro. E comunque ma il ladro è di sotto, però, no? Per sì. quello, non e mi per quello pensavo quella macchina rossa là. Perché se io sarei dovuto andare col Don, però effettivamente lo difende meglio Gianni, perché ok, quelli mi arrivano addosso, due pistolate nel muso, ma se non muoiono che faccio? Potrebbe essere effettivamente un problema. Non ne sapete abbastanza per avere il loro profilo, ma ne sapete abbastanza per vedere che sono alti 3 metri. Quindi in ogni caso lo raggiungono anche se lui è sopra il tetto dove si è arrampicato, giusto? Avrebbero problemi ad arrivarci, per loro la CD di scalare ovviamente più bassa, ma... non... Vabbè, in ogni caso se siamo il Don diciamo e io che... ad aprire il fuoco dovremmo attirarli principalmente noi. Perciò facciamo così, io mi sposto la macchina. Io faccio Gianni, io non apro il fuoco se non ho una posizione più che sicura, sappilo. No, ma invece Giacomo, cioè non ti allontanare più di tanto, anzi forse a questo punto sarebbe pure il caso di valutare di fare venire anche a te nella zona gialla, dato che non richiede furtività. Io all'inizio pensavo che fossero tutti movimenti furtivi questi, se li possiamo fare senza furtività conviene restare sì, in gruppo. Sì, ci starebbe, perché così se ci vedono ci vengono addosso, almeno posso fare... Posso tirargli comunque le due pistolettate e poi ci pensi tu. E poi io mi metto per fiancheggiare. Va bene, va bene. Mi sposto qui allora, io direi. Mi vedono da qua? Lì ti vedono. Passetto indietro non ti... ecco. Voilà. E io penso che in pizzo di autobus giallo va bene, no? Così nessuno di voi è visibile e nessuno di voi ha dovuto fare nulla che sia udibile a distanza mentre sono davanti a un fuoco che scrocchia, mentre stanno parlando tra di loro e mangiando. Diciamo che per adesso, per arrivare lì, non fate furtività perché loro avrebbero un malus tale da rendere inutile la prova. Tu avete... i furtivi li fai solo entro 9 metri, giusto, donne? Sì, signore. L'unico stratagemma che abbiamo da qui è che io esco fuori e le attivo per permetterti a te di fare il furtivo dopo, perché siamo troppo distanti. Sì, un diversivo potrebbe essere l'ideale. Altrimenti l'alternativa sarebbe quella che diceva Giacomo, di andare da sopra, che forse ci permetterebbe di avvicinarci di più. O potremmo semplicemente andare lì e sparargli la vista. Beh, ma... mi viene un sacco da ridere. Però signori, vi avviso che adesso dovete tirare iniziativa perché comincia il movimento tattico. Signore, allora. Iniziativa. C'ho solo quello, ok. A me è uscito in bilico. Che cos'è quel dubbio? È un 1. Oh. È proprio un oh. Allora, Gianni ha fatto 1 per un totale di 4. Bello. No, perché non si chi sente batte male? Il 4? Tutti. Lo so che lo chiedevi a me, infatti sono l'unico che ha risposto. Beh, non sei l'ultimo. No, infatti. Ok, Max, quanto hai fatto? 9. Don? 23. Scusa se ho inserito un incontro nella tua quest. Jack? 20. Sperando di non finire come l'altra volta. Il mio primo 20. Ora, scusate, il master eseguirà separatamente l'iniziativa per i mutanti, ma tanto per adesso siete ancora nel round di sorpresa. Ok, vada pure Don. Vado pure Don, io non vedo nient'altro, solo voi due. Io posso arrampicarmi e sdraiarmi sul tetto del camion? Sì. Dove ti devo fare giustamente una prova di scalare, corretto? È relativamente facile arrampicarsi su un camion, scalare CD15, ma il camion è vecchio, è arrugginito e ti dà un meno 5 alle prove di furtività. Ok, va bene, allora faccio la prova di scalare. Scali. Giusto, e poi ti tiro furtività. Sì. Scalare ce l'hai fatta. Via. Più o meno 5, allora furtività ci abbiamo 12, quindi è più 7. Marca puttana. Va bene, ok. Va bene, io sono un super mutante, si guarda intorno, poi torna ad addentare il braccio umano che sta mangiando e l'altro mutante dice è stato il vento, dal niente così.
e si volta a guardare dal suo palazzo, probabilmente. Di che signore che sono, che Don Lurido si sa sempre distinguere. E io estraggo la pistola e basta. E basta, estrai come parte del movimento, ma hai già fatto due movimenti, uno per scalare e uno per piazzarti. Ok, tocca a Jack. Io non vedo adesso dove si è messo. Perché il Don è sopra la tua testa, fondamentalmente. Ok. Ecco perché non lo vedi più. Allora io direi che, dato che c'è bisogno del diversivo di Gianni per fargli avvicinare un attimo, mi preparo con le due pistole e aspetto il diversivo di Gianni. Nel momento in cui lui fa il diversivo, io attacco a sparare contro quelli lì per farli avvicinare. Ok, e lui si prepara a intervenire. Max? Beh, io avevo detto che avrei sparato non appena qualcuno avrebbe fatto qualcosa per attirare la loro attenzione, quindi anche ritardo per il momento e mi limito a prendere la mira. E allora Max va dopo Gianni e tocca a Gianni. Ok, quindi io direi mi muovo qui centralmente e li attiro per farli avvicinare, perché tanto non ho nemmeno possibilità di carica per buttarmici addosso. E da lì dove sei, beh, 3 metri per la carica, però mi sa che sei troppo lontano per arrivarci con... No, la carica non la posso proprio fare perché sono occupato, no? Ho la macchina che mi ferma. Quindi al massimo posso muovermi centralmente per attirarli verso di me. Vada. Va bene. Allora, io cammino velocemente. Se no ti riposizioni e aspettate tutto il prossimo round. Credo che l'opzione furtiva in ogni caso ci è scappata per come siamo messi, no ragazzi? Parla per te. Tanto io e te siamo due montagne che si muovono, cioè se un sasso sarebbe meno rumoroso. Perciò... Forse da ubriachi sono più... furtivo, perciò non dovrebbero vederlo. Nel momento in cui arrivano lì ci attaccano a noi, ma poi il Don arriva e gli fa un manzu manzu sulla testa. Beh, mi piace questo termine tecnico esotico. 5, 7 e 8, così consumo sia la mia standard che il movimento. Allora, io cammino fino a lì lentamente, lasciando andare la mia borsa a metà strada, mentre da essa estraggo una scatoletta di color nero, da cui tolgo il tappo, e Don che mi è vicino si rende conto che è una scatoletta di lucido da scarpe, e me la passo lungo le basette. Dopodiché la butto a terra, estraggo la mia motosega e gli urlo ai due: miserabili vostri senza palle, muovete quelle quattro ossa e avanzate se avete il coraggio. Io faccio un applauso silenzioso al coraggio di Gianni, ma mi sto zitto. Ok, è finito il round di sorpresa. Io avevo posticipato l'azione e non tocca a Max. Preferisco che abbiano due target su cui suddividere le loro attenzioni, e scuotendo la testa e borbottando esibizionista faccio un colpo mirato alla testa di uno dei due supermutanti. Dimmi te quale, se quello di sopra o quello di sotto. Dio, mi sembrano brutti e cattivi allo stesso livello? Quello di sopra ti sembra più brutto e cattivo. Quello, dai, cosa vogliamo lasciare tutta la gloria a Gianni? No, no, chi dice niente, vai. Vediamo il tiro per colpire. Ah, bello. 21. Come 21? Eh già, sono un cecchino. Tu, calcolando anche il malus per la distanza, lui ha classe armatura uno spaventoso 8, quindi diciamo che sarà troppo colpito. Colpire con uno sniper uno alto 3 metri in testa è tutta questa... È proprio il motivo per cui hanno inventato lo sniper, diciamo. Esatto. Pensavo fosse per far colpo sulle ragazze, però vabbè. No, quello è il motivo per cui lo sniper è lungo. Ah! Allora, e di danni faccio 2 di 6. Per un emozionante totale di 8. Più frastornato perché stavi sparando la testa. L'altro supermutante si alza in piedi dicendo: oh, umani! Ma non può fare altro perché lui agirà più avanti. E tecnicamente tocca al Don. Io preparo l'azione. Primo dei due che arriva a portata della 9 metri da me, anzi, quello che caricherà Gianni, io gli sparo. Facciamo così. Ok, Jack, il tuo trigger non si è mai verificato, adesso è di nuovo il tuo turno. Questa risata psicologica è un po'. Dato che mi sono rotto le balle di aspettare sti trogloditi che ci mettono 20 anni, mi sposto dove c'è Gianni, qua. Fammi spostare, grazie. E sparo a quello
Quello ferito e quello in alto, questo qua sta cercando di rovistare tra la loro roba per prendere qualcosa, Allora sparo a quello che sta rovistando. Un bel 24. diciamo che l'hai Mi preso. complimento. Piace. Allora sparo col revolver che è un D10. Devo aggiungerci 7 qualcosa. E balistici. poi sparo con la pistola al plasma, perciò rifacciamo un altro tiro per colpire. Il 19. Decisamente preso. 6 danni da energia. Lui da energia che riduce decisamente meno. Nessuno dei due sembra particolarmente ferito. Quello grosso si sta tenendo la testa con le mani dicendo: "Aia, male faccia". L'altro finisce di acchiappare il suo fucile raffazzonato dicendo: "Stupido umano, ho fatto male mio amico". Non è così sveglio, quindi lui avanzerà verso entrambi.